chiamo Giuseppe Tallaricco e voglio condividere con più persone possibile la mia, a mio avviso, paradossale vicenda che mi vede coinvolto da 7 anni e mi sono iscritto ad una cooperativa per l'acquisto della prima casa. E quando mi è stato consegnato l'immobile ho rilevato che c'erano delle irregolarità rispetto a quanto previsto e a quanto compromesso. Ho segnalato alle autorità comunali questa mia presunta irregolarità e il comune ha fatto gli accertamenti del caso e mi ha dato ragione, effettivamente c'era in essere un abuso edilizio. Ritorniamo dopo 2 anni sul problema di questo cittadino assegnatario di un alloggio nel piano di edilizia popolare di Badia Settimo. Passati 2 anni siamo arrivati al termine, diciamo, di questo percorso perché il cittadino, dopo varie lotte portate avanti anche in tribunale, si trova a dover rilasciare l'immobile entro il 31 marzo. La società procede a sanare questo abuso edilizio, ma da lì nasce un contenzioso come intuibile. Spulciando un po' le carte scopro che l'abuso edilizio era soltanto una parte delle irregolarità che c'erano in questo intervento. La vicenda nasce da questo piano di edilizia popolare realizzato da varie cooperative, fra cui anche la cooperativa unica di cui noi ci siamo recentemente occupati e che ci ha portato a proporre, a raccogliere le firme per un'eventuale mozione di sfiducia al sindaco di Scannici, perché la vicenda non è stata condotta con la dovuta trasparenza e tempestività come avrebbe dovuto essere. Ricordiamo che circa 300 famiglie hanno acquistato alloggi ad un prezzo superiore a quello di convenzione. Vale a dire che la cooperativa era obbligata a vendere ad un prezzo convenzionato, mentre ha venduto gli alloggi a prezzi consistentemente superiori. Io venivo a pagare casa praticamente a prezzo di libero mercato e per una cifra che si aggirava intorno ai 420.000 euro a fronte di un prezzo fissato in convenzione che si poteva aggirare intorno ai 250-300.000 euro. Segnalo questa irregolarità all'amministrazione comunale, partono le verifiche del caso e dopo il tempo dovuto per le ricerche, l'amministrazione comunale mi dà ragione anche su questo fronte. Esito. La cooperativa mi muove causa, mi rimuove dalla compagine sociale e mi muove un'altra causa per riavere indietro l'abitazione. Nel frattempo io avevo avuto in consegna questo alloggio dietro versamento di quasi 300.000 euro. Questo cittadino ha segnalato il problema in tempi remoti, dove si poteva intervenire, si poteva fare chiarezza su questa vicenda. Invece il risultato è che le 300 famiglie che hanno comprato a prezzi maggiorati tranquillamente hanno il loro alloggio anche se comprato ad un prezzo superiore a quello di convenzione. Io sono destinatario di un provvedimento di sgombero dell'immobile che si dovrà tradurre con l'ufficiale giudiziario al 31 marzo, dovrei rilasciare questo immobile dove abito con la mia famiglia, nonostante il Comune in 2 occasioni mi abbia dato ragione e le cooperative siano state multate dal TAR della Toscana per un totale di 50 milioni di euro di penali per aver venduto non solo la mia abitazione, ma 300 altri alloggi di questo intervento al prezzo di libero mercato e non secondo il prezzo massimo di convenzione. L'unico cittadino che ha segnalato il problema si trova ad essere stato espulso dalla cooperativa e con un provvedimento di rilascio dell'immobile esecutivo entro il 31 marzo se non intervengano nuovi fattori da parte della giustizia. Segnaliamo questo problema e siamo vicini a questo cittadino, in quanto riteniamo che per il dimostrato impegno civico e per la richiesta di giustizia che lui ha manifestato a tutti gli organi competenti, non possa essere questo il risultato. Anche perché non capisco quale sia l'urgenza sociale di buttar fuori una famiglia per riconsegnare un immobile ad una società cooperativa che ha altri immobili invenduti in altri comuni. Quindi perché si deve mettere una famiglia in strada
Poi, fra l'altro, senza nemmeno restituire i quasi 300.000 euro che sono stati versati in conto acquisto di quell'alloggio? Io continuo ad aver fiducia nella giustizia, ho reclamato questo provvedimento, a fine mese ci sarà un'ulteriore causa per decidere se io debba rilasciare questo immobile o se le mie ragioni saranno veramente messe all'attenzione della magistratura e delle autorità. Il Movimento 5 Stelle ritiene che in questo caso il cittadino sia vittima di questo sistema e noi continueremo ad essere a fianco a tutti i cittadini che si trovano vessati dalla situazione attuale. Quando uno chiede giustizia in tutte le sedi deve riuscire piano piano ad ottenerla. Noi confidiamo nella giustizia e continueremo a sostenere e ad attenzionare questa situazione negli organi di stampa, nelle assemblee, in tutti i luoghi in cui ci è possibile portare alla luce questa problematica.